direi il massimo. Esordiente, subito uscire di piazza con un 5, penso che sia la cosa più bella che un giostatore può provare. Nella giostra dei debutti a fare veramente la differenza è stato quello di Tommaso Marmorini, che ha messo l'unico acuto di una serata decisamente sottotono nei punteggi. Porta Sant'Andrea vince la sua seconda Lancia d'Oro consecutiva dedicata ai 50 anni della fiera e per la prima volta nella storia raggiunge Porta Crucifera quota 37 nell'Albo d'Oro. Grande curiosità c'era per la coppia debuttante di Porta Crucifera. Sulla lizza per primo viene mandato ad Alberto Rauco, che coglie un 3 che non promette bene. Davide Parzi per Porta del Foro prende quello che sembra un buon 4. Sembra un'altra serata tutta a favore di Porta Santo Spirito nella prima edizione senza Martino Gianni, ma Gianmaria Scorticci coglie un insolito 3. A questo punto tutti si aspettano la sicurezza Enrico Vedovini per Porta Sant'Andrea e invece sulla lizza a sorpresa si presenta Tommaso Marmorini per il suo debutto a 3 titolari. Una carriera splendida che coglie il 5 e quasi già mette fuori gli altri quartieri. Quando avete scelto di farlo partire per primo? Stasera o l'avevate già pianificato? No, l'avevo già nell'idea da 2-3 giorni. L'avevo espressa al consiglio e il consiglio mi ha detto... mi ha dato il benestare, poi se c'era cose da cambiare potevo anche cambiare in corso. Sapevo che era un rischio, l'unica cosa era rischioso praticamente buttare all'ultimo il giostratore Vedovini, dico buttare all'ultimo dico Marmorini, perché essendo novizio e tutto poteva sentire la pressione di 3 quartieri che potevano disturbarlo, come di sicuro se non già messi d'accordo a Vedovini, però... Vedovini praticamente ha molta più esperienza e tutto, e sapevo che lui poteva reggere una pressione del genere. Nella seconda carriera la serata di Porta Crucifera si fa ancora più amara. Lorenzo Vanneschi incappa in un 2 che porta col citrone a 5 punti in 2 tiri. Potrebbe allora finalmente essere la serata di Porta del Foro. Andrea Vernaccini cerca il 5 ma si ferma sul 4. La carriera di Elia Cicerchia per Porta Santo Spirito rischia di essere solo una passerella. A tutti sembra un 5 ma secondo la giuria è un altro 4. Spetta così a Enrico Vedovini, a cui basterebbe anche un 4 per mettere il sigillo finale, presentarsi sulla lizza. Ed è quello che succede, va sul sicuro e inizia la festa biancoverde, quella della lancia numero 37 dello storico aggancio di Porta Crucifera in cima ad un Albo d'Oro che fino a pochi anni fa sembrava insormontabile. Ho avuto subito uno scarico di adrenalina, credo che si sia visto anche in televisione, è bellissimo. Cosa hai provato quando hai fatto quella discesa verso il pozzo? No, è chiaro, non è stata una ascesa facile, perché comunque la cavalla era un po' carica, me l'ho subito accorto dalla carriera di entrata, quindi con le dovute accortezze siamo riusciti a fare una carriera fantastica. E sei entrato nella storia, perché questa vittoria vuol dire per la prima volta la testa dell'Albo d'Oro insieme a Porta Crucifera. Eh sì, il bello ancora c'è da venire però. L'ho vissuta alla grande, l'ho vissuta fiduciosissimo che lui potesse fare questo tiro. Eravamo venuti qui preparati per fare il nostro 10, è bastato un punto o meno. E una giostra molto sottotono degli avversari e noi abbiamo fatto il nostro. Ha fatto un tiro fantastico, una carriera fantastica, un'entrata in piazza bellissima, credo. Abbiamo riportato qui tutto quello che di bello avevamo fatto a casa. È andato lui per primo perché eravamo molto convinti che potesse fare un bellissimo tiro. E proprio in questa situazione qui, magari tirare il 4 in ultima carriera in questa maniera vi sembra tutti molto semplice, ma vi garantisco che è molto più difficile che tirare un 5 in prima carriera, ma non per sminuire il suo lavoro, ma perché io mi sono ritrovato varie volte a correre, sia in un modo che in un altro, e questa qui, quando veramente sai che come colpisci quel tabellone ce l'hai in mano, la lancia è pesante. Senti, al culmine di questa tua carriera, questa vittoria vale l'Albo d'Oro, vale la testa, cioè è un momento storico. Questa vittoria era quella che tanto speravo, perché portava Sant'Andrea in vetta alla classifica dell'Albo d'Oro, mi porta a me a 12 lance, una lancia dal grande Martino. E se la strada è questa, è ben volentieri correre a Sant'Andrea in un ambiente fantastico, con un consiglio, di amici, un consiglio di ragazzi veramente validi che sono voluti prendere in mano questo quartiere e lo stanno veramente continuando
quello che di buono avevano fatto tutti gli altri consiglieri negli ultimi 15 anni a Sant'Andrea. C'è scritto Cinzia con noi. Sì, Cinzia con noi, perché questa giostra è dedicata alle persone che non ci sono più nel nostro quartiere, in particolare a due persone, a Cinzia Banelli, che è una ragazza giovane che purtroppo intorno a 40 anni ci ha lasciato, e al babbo della mia amica Carolina e il suocero del mio amico Filippo Iodini. Grazie, per loro. Che soddisfazione! Sarà Cino! Tommaso! Sarà Cino! 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 Sarà